polizia. Inaccettabile l'alibi dell'antifascismo, solidarietà alle forze dell'ordine. Sugli scontri di ieri sera a Bologna ha preso posizione il premier Paolo Gentiloni, che questa mattina era al raduno nazionale della lista Insieme, alleata del PD alle prossime elezioni del 4 marzo. Il servizio di Paolo Pini. Un lungo abbraccio a Bologna tra il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Romano Prodi sul palco di Insieme, che unisce nella stessa lista Partito Socialista Italiano, Verdi ed Area Civica. Entrambi nei loro interventi richiamano all'unità del centro-sinistra, idea dell'Ulivo vincente nel 96 e nel 2006. Perché noi siamo nati come Ulivo sotto la leadership di Romano, esattamente con la scommessa di una sinistra e di un centrosinistra capace di andare al governo. E non è che dopo 20 anni improvvisamente ce ne dimentichiamo e facciamo una scelta diversa. Gentiloni all'inizio del suo intervento ha parlato degli scontri di ieri a Bologna. Inaccettabile che poche decine di persone usino come alibi l'antifascismo per colpire piena solidarietà alle forze dell'ordine. Romano Prodi lancia un appello all'unità della sinistra, sì alla diversità ma no alla prevaricazione che vediamo invece a destra, e chi è uscito ha sbagliato. Bersani D'Alema non sono nella coalizione di centro-sinistra, li ho chiamati amici perché abbiamo lavorato lungamente assieme, sono ancora amici ma hanno profondamente sbagliato, perché questo è il momento in cui bisogna stare insieme perché si decide il futuro del Paese. Per Giulio Santagata, portavoce di Insieme la sinistra, ha bisogno di ritrovare l'unità, Ulivo ancora presente e fondamentale. Angelo Bonelli dei Verdi richiama fortemente ai valori dell'ecosostenibilità ambientale come fonte di benessere e lavoro. Riccardo Nencini dei Socialisti Italiani ribadisce l'esperienza dell'Ulivo va sostenuta, già vincente 2 volte in passato contro Berlusconi. E noi proseguiamo con la politica. Ieri in regione gli appuntamenti pre